Eccoci qua. Insomma, noi ci conosciamo da tanto tempo e so che Insight è molto attiva come azienda nell'ambito dell'applicazione dell'intelligenza artificiale anche nei servizi di contact center. La prima domanda che volevo farti è: abbiamo a volte sentiamo, diciamo, situazioni un po' futuribili di come l'intelligenza artificiale, in particolare la generative AI, possa dare un contributo e un'impronta al mondo del contact center. C'è qualcuno che si spinge a dire che la generative AI di fatto automatizzerà in toto il contact center? Tu come vedi questa, qual è la posizione su questo punto? Partiamo subito dall'ultima domanda, quindi sicuro che così finiamo rapidamente. L'abbiamo anticipata. È una bella sfida. Ci sono effettivamente, per quello che vediamo sul mercato, clienti che si stanno iniziando a porre questa domanda. Poi, come diceva giustamente il collega del Basso, non è così immediato ovviamente arrivare a questo, dipende dal mercato, dipende dal contesto, quindi ci sono ovviamente degli ambiti in cui questo discorso probabilmente non si sta proprio neanche ponendo per tutta una serie di motivi che sono stati spiegati. Diciamo che comunque effettivamente il salto enorme che sta portando l'AI generativa è tale per cui potenzialmente ci si sta arrivando. Non ci siamo ancora, ma ci stiamo avvicinando molto molto rapidamente. Noi quello che stiamo vedendo, vabbè, è un po' sotto gli occhi di tutti e credo che poi che sia la cosa da vedere meglio di tutti, appunto. Stiamo vedendo ovviamente un approccio alla generativa molto forte, soprattutto appunto da parte dei vendor, spingendo verso quella componente che ormai tutti quanti chiamiamo copilot, quindi in qualche modo l'assistenza della generativa verso l'operatore. È chiaramente una cosa fantastica, è utilissima, l'operatore ha a disposizione una serie di strumenti immediati, può dare una risposta immediata alle esigenze del cliente, mirate in quel momento, quindi fantastico. E ha soprattutto un grosso vantaggio, è controllato. Quindi l'operatore controlla quello che la generativa dice. E questo chiaramente è un vantaggio enorme, perché in questo momento non è che siamo proprio così sicurissimi della risposta che dà. Quello che stiamo vedendo è che la generativa capisce perfettamente, ma ogni tanto, diciamo, qualche cantonata la prende, le famose allucinazioni. È chiaro che l'operatore umano, se ne rende conto, può tranquillamente gestire, no? una problematica di questo tipo. Diversa è la sfida rispetto al sistema. Quindi, nel momento in cui parliamo di voicebot e chatbot, è chiaro che l'argomento diventa molto più complesso. Non vi nascondo che ci sono, nel nostro ambito, almeno abbiamo a che fare con una serie di clienti che ci stanno chiedendo di capire effettivamente come la generativa può effettivamente supportare anche questo tipo di clienti, quindi sono problematiche. Io, quello che mi piace raccontare è un'obvietà, lo preannuncio, però un'obvietà non è sempre una banalità, è qualcosa che aiuta a mettere a fuoco. In questo momento io quello che vedo è che l'AI generativa si comporta a tutti gli effetti come un bambino. Un bambino magari di 5 anni, 6 anni che comincia a mandare alle scuole elementari. E quindi come un bambino noi gli dobbiamo dare due cose. Innanzitutto un libro. Il libro deve essere assolutamente fatto bene, deve essere un punto assolutamente affidabile, non deve contenere pregiudizi per evitare i famosi bias per i tempi si parla con l'AI generativa. È fondamentale che quel bambino apprenda sulla base di queste informazioni. E l'AI generativa è esattamente la stessa cosa. L'AI generativa sappiamo che parte da analisi di appunto i famosi large language model, quindi che analizzano tutto quello che c'è sul web, nel bene e nel male, peraltro. È chiaro che nel momento in cui parliamo di questi contesti in ambito di customer experience, in ambito
basato su quelle che sono le esigenze del cliente. E questa è la sfida numero uno. La sfida numero due, gli esami. Come il bambino, alla fine del percorso formativo, deve essere in qualche modo valutato, lo stesso deve essere fatto con le altre interviste. Dobbiamo fare l'esame. L'esame è continuo, insieme a Eduardo, l'esame in clinico manuale. Anche per le esigenze negative è così. Dobbiamo stare in continuazione a monitorare quello che avviene per verificare ovviamente che il servizio sia adeguato. Ecco, queste sono le due sfide, secondo me, il libro e gli esami che devono ancora essere portate avanti concretamente per rendere disponibile in modalità completa per service anche le altre persone. Grazie Giuliano della vision molto interessante, penso. E voi come sistema integrato siete molto, come dicevo prima, molto attenti anche alle tematiche di evoluzione della sistema intelligenza. Come vedi questo nell'ottica, diciamo, del delineare degli scenari di convergenza con il servizio offerti anche dalla Genesi stessa? Ma allora, chiaramente, secondo me, uno dei ruoli fondamentali che Genesis ricopre in quest'ambito è l'orchestrazione di cui ho iniziato a parlare in questa mattina. Sicuramente Genesis fornisce tutta una serie di strumenti di intelligenza artificiale e questo, secondo me, peraltro, è un altro punto importante, un altro punto che qualifica ancora di più quello che è il ruolo che Genesis stessa sta ricoprendo, anche se anche altri software vendor si muovono ovviamente in questo contesto. Noi, come Insight, abbiamo recentemente condotto uno studio sull'intelligenza artificiale insieme alla Lux, ed è emerso che su 500 aziende che sono state oggetto appunto di interviste nell'ambito di questa ricerca, solo il 22% ha un piano prestabilito di adozione dell'intelligenza artificiale. Ecco, secondo me qua dentro non è così. Qua dentro siamo ampiamente al di sopra del 22%, sia per le esigenze specifiche dell'ambito del contact center, e sia, mi viene da dire, anche grazie a Genesis, perché obiettivamente, come software vendor, rendendo disponibile una serie di strumenti di intelligenza artificiale, basta che ci sia la disponibilità da parte dei clienti su vari fronti, su vari ambiti, di apprezzarsi in questa tecnologia. Ultimo aspetto importante, secondo me, che differenzia Genesis rispetto al competitor sotto questo punto di vista, è l'apertura. L'apertura, la possibilità di integrare anche altre tecnologie. Va bene, ovviamente, l'only one su determinati clienti, è anche vero che su tanti clienti, magari di dimensioni molto grandi, l'esigenza di integrare tecnologie diverse con i vari software vendor, tanti per non fare nomi, Google, Microsoft, con OpenAI, in questo ambito sicuramente è un plus che non tutti rendono disponibile assolutamente. Perfetto. Ma quindi, giusto per concludere in un minuto e mezzo, ma questa generativa AI come farà evolvere il vostro ruolo di system integrator per quanto riguarda, diciamo, le applicazioni che ci riguardano anche come Genesis? Meno male che ci ho solo un minuto e mezzo, così finiamo rapidamente. Questa è veramente la domanda molto grande, molto importante. Indubbiamente il ruolo del sistema integrato, a mio avviso, è molto indiscutibile, perché diciamo gli strumenti su cloud, quindi a partire da Genesis Cloud, e gli strumenti di AI generativa portano effettivamente ad avere tutta una serie di oggetti out of the box, come si può dire, direttamente disponibili dai clienti. Questo per i clienti è un'ottima notizia, perché sicuramente, diciamo, c'è un costo di licenza verso Genesis, ma c'è anche un costo di servizi professionali che tendenzialmente, diciamo, va un po' a diminuire. E chi si sta integrando, chiaramente si devono ritagliare dei ruoli nuovi, e a mio avviso, chiaramente, noi dovremmo puntare sempre più a un ruolo consulenziale. Dovremmo puntare sempre più a scrivere quel famoso libro di cui parlavo prima e fare gli esami. Questo è un esempio, ma penso che il nostro futuro sarà orientato sempre più verso questi aspetti e molto meno verso gli aspetti tecnologici che tendenzialmente